I disabili devono stare con i disabili, per forza. Che poi in certe situazioni la faccenda si fa anche piuttosto complicata, tipo davanti alle file dei negozi, perché come sapete, sulle file praticamente il disabile è come il tram nei quiz per la patente, passa sempre per primo, no? Ma metti che di disabili ce ne sono due, chi ha la precedenza? Problema, eh? Io me l'immagino già mettere tutti gli incartamenti sul tavolo. E no, scusate, come potete vedere dal certificato sono più grave io, ho la precedenza. Ah no, però guardate qua, io c'ho l'accompagnamento. Ma aspettate, io c'ho anche la nonna a carico. Come la mettiamo? E insomma, non se ne esce più. Praticamente si crea un ingorgo peggio del Corso Malta quando gioca il Napoli. Voi ci tenete, sì, a questa faccenda dei disabili sempre con i disabili? E allora vostro rischio e pericolo. E comunque, scherzi a parte, la verità è che tutti dovrebbero avere il sacrosanto diritto di scegliersi da soli le persone da frequentare. E a volte ti dice bene e a volte ti dice male. Ma non è forse questo il bello? E con questa, cari amici, anche oggi il nostro tempo è scaduto. Io vi ringrazio come sempre di avermi fatto compagnia e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre qui su Radio Amore. Io sono Marina Cuollo, la vostra fenomenologa, e questa è Disabilandia, la voce dell'indipendenza. Disabilandia, la voce dell'indipendenza. Una rubrica curata e condotta da Marina Cuollo. Radio Amore. Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Un focus sulla nostra città, a cura di Sandro Fucito e Pasquale Mautone, con Antonio Romano. Buongiorno a tutti da Antonio Romano. Oggi Pasquale Mautone non ci sarà, ormai è impegnato tra un tribunale e l'altro a sviluppare la giustizia in Italia, però c'è Sandro Fucito che con salti quasi mortali triplo carpiati riesce comunque ad essere qui. Buongiorno Sandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'oggi vogliamo come dire, affrontare un argomento che voglio dire ha tenuto banco in tutti gli organi di informazione, dalle televisioni alle radio ai giornali, ma lo vogliamo guardare, come facciamo sempre noi, con un aspetto obiettivo e senza partigianerie, perché il maltempo ha flagellato l'Italia. Qualcuno, secondo me, con arguzia ha detto: l'Italia annega sotto l'acqua e sotto la corruzione. Penso che tu questo lo condivida come slogan. Vabbè, certo, la pagina del Mose è una pagina assolutamente particolare, no? Se fosse avvenuto qui ci sarebbe stato l'esercito americano, insomma, per giustificare miliardi di euro con una delle capitali mondiali della cultura che annega in quel modo. Ma sì, d'altro canto, caro Antonio, noi sappiamo che siamo nel paese semiserio, no? Certo, questo è un altro degli slogan che ho fatto. Dobbiamo semplicemente, come dire, avere fierezza delle nostre idee, perché abbiamo delle conferme e ce le abbiamo quasi ogni 15 giorni. Ovviamente, perdonami che ti interrompo, quando succedono questi fatti calamitosi, ovviamente si scatena anche, specialmente sul web, un dibattito, diciamo, che assume anche toni aspri, rancorosi, perché in effetti tu sai, a partire dal campanilismo e anche sportivo, molto spesso, diciamo, dal nord si invoca il Vesuvio per prendere provvedimenti nei nostri confronti. Qualcuno, diciamo, da ultra quasi quasi ha gioito che Venezia cola sott'acqua. La verità è una, che Napoli, Venezia, ma tante altre belle città grandi e piccole andrebbero tutelate, perché qui veramente viene tutto praticamente a rovina se non si fa un passo politico importante, quello di provvedere a quello che è una, secondo me, la cosa più seria e più immediata da fare: mettere in sicurezza il territorio, che sia Venezia, Napoli, in materia di cui ne parleremo poi. Certo, sono 20-30 anni che si portano anche proposte compiute sulla messa in sicurezza del territorio, sulla possibilità di creare tanto lavoro a disposizione delle collettività, su quella che è la spesa giusta da destinare a questi interventi. Ovviamente però
si contano solo i danni dopo che avvengono le tragedie. Ecco. Quindi in questo senso è chiaro che la condizione di Venezia costituisce sicuramente un lutto, uno smacco nazionale ed europeo, quantomeno non c'è da dividersi con fesserie varie. È chiaro però che oltre Venezia, come dicevi, abbiamo le altre capitali della cultura, quelle più visibili, ma anche come dire, le nostre città, che sono messe a dura prova tutti i giorni, sono messe a dura prova per i rischi derivanti da alberi, da cornicioni, da manti stradali, da sprofondamenti. Insomma, c'è una nuova dimensione del pericolo. Una volta si temeva di essere sparati da qualcuno, ora c'è si teme che c'è da temere un albero una pietra a un albero, e questa è la emergenza sicurezza del nostro paese. Però noi chiaramente la decliniamo in altro modo, no? Certo. Ci sentiamo, come dire, insicuri per gli immigrati, per i rom, per chi che sia, e molti costruiscono per i senza tetto, dai, insomma, voglio dire, il maltempo quando viene sì, anche per i senza tetto. No, dicevo praticamente che molti costruiscono la fabbrica delle paure, no? Della sicurezza, certo. Su alcuni fenomeni gravi ma episodici e difficili che da riscontrare, mentre invece la grande emergenza sicurezza del nostro paese, cioè che non cadano gli alberi in testa, che non ci siano vittime, che si al possa primo andare terremoto spariscono intere comunità, insomma, questo è un altro dato reale. Certo, che si possa andare a scuola e a lavorare normalmente, insomma, sembra non essere la priorità nazionale. Ti faccio una domanda tecnica, ecco, politica, ma con un'Europa in effetti che attenta solamente ai bilanci, al fatto che noi, avendo un debito praticamente che è dilatatissimo, dobbiamo praticamente fare delle manovre semplicemente per sostenere gli interessi sul debito. E insomma, questa Europa dovrebbe anche però impegnarsi a destinare, insieme agli stati che ne fanno parte ovviamente, una cospicua somma anche laddove, ed è il caso dell'Italia, visto che tutti al mondo tengono l'Italia come scrigno, diciamo, di arte, di storia, di cultura. Voglio dire, non è il discorso Venezia o non è il discorso Matera o altri, qui veramente il paese fa acqua da tutte le parti. Non dimentichiamo i terremotati dell'Umbria che stanno ancora aspettando, diciamo, gli aiuti di Stato, mentre poi anche gli aiuti dei privati sono andati chissà dove, insomma. Quindi obiettivamente questo è un discorso serio che va affrontato in maniera seria, non con, diciamo, in maniera strumentale. E quindi io condivido, insomma, il discorso Mose, le ruberie che hanno fatto, e che certe ruberie l'hanno fatto coloro che poi gridano al ladro, al ladro. Però obiettivamente, diciamo, chi è senza latrocinio scagli la prima pietra, per cui bisogna essere attenti a che veramente si facciano gli interessi della collettività, e gli interessi della collettività vanno seguiti semplicemente come dire, dando una mano ad un paese che per fortuna ha tanta arte, tanta storia, ma per sfortuna è un paese sismico, è un paese, diciamo, molto instabile da un punto di vista della tenuta proprio, è un paese che, affondando le radici in 2000 e passa anni di storia, ovviamente ha come dire, case, voglio dire, fatiscenti, centri storici che alla prima scossa vengono giù. Insomma, qui veramente occorre affrontare in maniera seria. E poi tu dicevi una cosa importantissima: avviare, diciamo, una seria ricostruzione e messa in sicurezza significa garantire anche posti di lavoro e abbastanza duraturi del tempo, perché non è che il problema lo risolviamo in 6 mesi, magari lo potessimo fare, no? Ma certo, ma qui occorre, come dire, non solo da un'agenzia pubblica per la ricostruzione del paese, ma anche che su base europea vi siano delle definizioni di nuove regole. Noi, l'Italia paga 75 miliardi di euro l'anno di interessi sul proprio debito per darli, questi soldi, a loro volta alle banche. È una grande follia, no? Un paese, certo, nel quale quella cifra o parte di quella cifra potrebbe sollevare la condizione di vita di milioni di persone, ma oltretutto preservare i grandi patrimoni anche in futuro. Quindi chiaramente siamo in una fase di grande contraddizione e contraddittorietà intrinseca, quindi in queste fasi non si può che finire male. Questo è purtroppo, come dire, il destino che sembra segnato. Cerchiamo
tutti di scuotere coscienze, di scuotere le istituzioni perché non abbia ad essere così. Va anche detto che poi anni e anni di tolleranza in cui si è costruito dove non si doveva costruire, questo si sono modificati i carichi, no, i pesi edilizi, si sono, come dire, create sproporzioni tra fabbricati, strade e quant'altro, dislivelli, fognature, eccetera, ovviamente ci restituiscono un quadro assolutamente preoccupante. Pensiamo al nostro Interland come è cresciuto, no? Sicuramente. Pensiamo come vivono 2 milioni di persone nella provincia di Napoli, insomma, è una situazione le cui responsabilità evidentemente risiedono in quei decenni in cui non si capiva, non si vedeva, non si voleva vedere, e pur di costruire si creavano quelle mostruosità. Si è costruito negli alvei dei torrenti, si è costruito, diciamo, al Vesuvio. Io ricordo sempre una delle tante contraddizioni che tu ricorderai benissimo: da un lato la regione Campania incentivava chi andava via dall'area vesuviana, certo, dall'altro lato si creavano invece nuovi parchi pubblici nelle stesse zone in cui invece si invogliavano andare via. Quindi certo, questa... c'erano quei magnifici gemellaggi con il Friuli che chissà che fine hanno fatto, insomma, ma è veramente una terra di idioti, insomma, dove si è pensato qualunque cosa, no? Se noi riflettiamo, si costruiva mentre c'era il gemellaggio con Udine, se non ricordo, di comuni, che Dio ce la mandi buona. E allora diamo linea alla pubblicità, subito dopo partiremo con i due ospiti che vi assicuro sono due ospiti importanti e che sono effettivamente attinenti alla trasmissione. Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Euronics Gruppo Tufano del 7 novembre. È già Black Friday. Smartphone Samsung Galaxy A50. Tuo a €289. Asciugatrice Electrolux 8 kg. Tua a €599. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2020. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli. Telefono 081 587 50 41. hotelsalus.net. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da €350. Punto Zero Sposa ti aspetta nella sua unica sede, dove in una delle accoglienti sale prove potrai provare e trovare l'abito indimenticabile per il tuo giorno speciale. Da Punto Zero Sposa l'eleganza e la convenienza si sposano per offrirti l'abito giusto per il tuo giorno speciale, anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da €120. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito e puoi acquistare il tuo abito da sposa a partire da €350. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano. Punto Zero, punto e basta. Paola, che occhi arrossati! Sì, guarda, un fastidio! È da qualche giorno che non sopporto neanche le lentine giornaliere! E se fosse un'infezione? Il problema può essere la tua lente a contatto. Portala da Service Biotech. Loro, con una nuova analisi, ti risolveranno il problema. Service Biotech? Li chiamo subito! Service Biotech, la ricerca a portata di mano. A Napoli, via Chiaia 123. Chiamalo 081 19 13 40 46. www.servicebiotech.com. Ed eccoci al domandone finale.
Ma non ho ancora fatto la domanda. Abituatevi alla velocità con Flyber. Flyber è la rete internet wireless del tuo territorio e arriva dove non arriva nessun altro, con trasparenza e stabilità. Con Flyber, nessuna promessa non mantenuta, nessuna offerta di 100 mega al secondo senza effettivamente fornirla, nessuna sorpresa in bolletta, nessun costo eccessivo, nessuna preattivazione. Prima testi il servizio, poi firmi il contratto. A partire da €18,90 per sempre. Per saperne di più, telefona allo 081 190 190 19 o vai su flyber.it. Anche sui social. L'associazione Casper, in collaborazione con Ring 108, la più antica scuola di magia italiana, presenta la sesta edizione del Festival della Magia di Quarto. Domenica 24 novembre 2019, presso il Teatro della Regina della Pace, sette maghi professionisti si esibiranno per beneficenza a favore dei bambini degli ospedali pediatrici campani. Prenota il tuo posto allo 081 818 12 83, www.festivaldellamagiadiquarto.it. Il menù di Natale è completo. Mancano solo i vini, ma di quelli te ne occupi tu. Non c'è problema. Vado all'Enoteca Varchetta, con la sua ampia selezione di vini italiani ed esteri, liquori, distillati, grappe e spumanti, ed ancora confezioni regalo per un omaggio natalizio di sicuro gradimento a partire da 5 euro. All'Enoteca Varchetta trovi anche vini tipici alla spina, non solo campani. Enoteca Varchetta è a Pianura, Napoli, in via Nelson Mandela 73, polo artigianale adiacente la caserma Vigili del Fuoco. Telefono 081 715 8906. Orario continuato dalle 9 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13. Per tutte le iniziative e novità, visita la nostra pagina Facebook. I veri intenditori non bevono vino, degustano segreti. Enoteca Varchetta. Ciao a tutti dal vostro Antonio Romano. Continuano le nostre grandi serate al complesso turistico Averno I Damiani. Venerdì 22 novembre, grande cena spettacolo con Nick Luciani, per 20 anni voce dei Cugini di Campagna. Un ritorno a grande richiesta, Nick Luciani, la voce dell'anima. Vi aspetto numerosi per una serata indimenticabile. Piano Bar a cura di Antonio Strano. Baby parking ed animazione per i più piccoli a cura di Casper Animation. Per info e prenotazioni 081 767 9308, oppure 333 42 56 610. La serata è offerta da Casper Animation, Lepre Group, Onoranze Funebri Tarantino, Vini Carputo, Cargomar, agenzie di viaggio Scoop Travel, Autonautica Epomeo, Hotel Salus. I Damiani, 22 novembre, Nick Luciani, non mancate. Amore. Napoli, meraviglie e contraddizioni. Bene, rieccoci qua in linea. Abbiamo il primo ospite, un ospite che io veramente amo tantissimo, perché è una persona per bene. Oltre ad essere un grandissimo esperto, è stato ordinario di geologia all'Università di Napoli. Do il benvenuto qui a Radio Amore al senatore Franco Ortolani. Buongiorno, professore. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Professore, io volevo chiederle, noi stiamo parlando praticamente dei dissesti, diciamo, che vengono fuori a seguito delle calamità naturali, ma lei ci dovrebbe dare, ecco, magari in maniera rapida, un'idea precisa di che cosa fare, perché un paese che frana, diciamo, sotto il maltempo e sotto la corruzione, lei che ricetta ci può dare? Beh, innanzitutto crediamo che sono fenomeni naturali e prevedibili in un ambiente che è stato usato, antropizzato in maniera disinvolta nelle decine di anni passati. Mm. Quindi sono fenomeni normali. Noi li consideriamo eccezionali perché non abbiamo una preparazione, una cultura adeguata a vivere in armonia, senza grossi problemi, con un ambiente che è soggetto a continue modificazioni. Non è un ambiente fisso che è a nostra disposizione, ma un ambiente che segue le leggi della natura e quindi
ha sue modalità di evoluzione e coinvolgimento di quello che l'uomo ci ha fatto superiore. L'uomo che deve, essendo l'elemento debole, avrebbe dovuto e deve sempre valutare con attenzione le opere che lui pretende di realizzare sul territorio, perché servono all'uomo, non servono per essere meno, come dire, invasiva dal nostro verso le opere umane. Professore, io le chiedo una cosa, ma lei pensa che si può fare ancora qualcosa o purtroppo dobbiamo continuare a subire questo tipo di, diciamo, di situazioni? No, si deve fare, non si può, si deve fare. Innanzitutto non abbiamo un'adeguata organizzazione di guerra per vivere senza subire grossi danni in un ambiente che viene, tra virgolette, molestato, è stato molestato dagli interventi dell'uomo. Questo quindi è... siamo noi che dobbiamo organizzarci, prima di tutto capendo che tutto quello che noi abbiamo realizzato sul territorio va visto in funzione di interventi di difesa per vivere in armonia sul territorio. Ecco, tengo a presente che un elemento basico, come ci dico, è ad esempio la carta geologica della regione, del territorio. Ebbene, fu avviato decine di anni fa la nuova carta geologica moderna d'Italia. È stata completata solo per il 50%. Così per quanto riguarda il territorio campano, e da anni, da due veramente, da quando siamo stati detti, portiamo avanti questa, il completamento della carta geologica d'Italia. Speriamo quest'anno di riuscire a completare. Speriamo, ecco. Professore, un'ultimissima cosa, ma lei, che voglio dire, comunque fa parte di una compagine che è anche al governo, ma c'è questo, voglio dire, approccio serio a poter dar via, ecco, ad una politica meno legata alle ruberie, più legata invece alla costruzione di cose importanti? Ma guardi, quello che ho verificato in Senato è che la cultura ambientale, o meglio la non cultura ambientale, è trasversale. Cioè non c'è una formazione che abbia una spiccata propensione a risanare, a capire come vivere più sicuri nei prossimi decine di anni. La devastazione culturale è stata nelle decine di anni passati piuttosto massiccia, e stiamo spingendo a essere un poco più provati. Se ci mette cose che non hanno niente a che vedere, mettiamo l'acqua alta di Venezia col cambiamento climatico, cioè si scarica tutto a una entità superiore. Troppo comodo, dice lei, troppo comodo, insomma. Esatto, ci troviamo da mezzo. Ora, le condizioni dell'acqua alta a Venezia praticamente sono connesse a questo andamento delle perturbazioni degli ultimi 10 giorni, con una perturbazione col minimo centrato sull'area tirrenica, che comporta un richiamo di aria forte, più calda, di origine scirocco, che risalendo lungo l'Adriatico porta ad accumulare verso l'alto dell'Adriatico maggiore acqua, come si vede consultando i mareografi ufficiali. Quindi il ruolo dell'impatto del cambiamento climatico sono quelli nel creare queste condizioni
interessa. Poi abbiamo visto anche tutti i sireni, cioè tutti i versanti sirenici dell'Italia, abbiamo visto tutti interessati dai sessi, anche addirittura Matera, che è un altopiano stabile, roccioso, ha avuto una precipitazione tipo non vi faccio, che ha fatto vedere come noi non avevamo saputo creare le condizioni idrauliche di sicurezza necessarie per non avere danni quando si è una situazione più cospicua. Però ecco, questi miei giorni sono serviti per evidenziare dove noi dovremmo intervenire. Va benissimo. Professore, io la ringrazio del suo intervento, che è stato, come sempre, voglio dire, tecnicamente ineccepibile. La chiamerò sicuramente in un'altra prossima possibilità in cui parleremo, mi auguro, mai di cose del genere. Grazie, professore, okay, come sempre, grazie, anche da parte di tutto il pubblico di Radio Amica. Grazie, professore. Grazie. Ringraziamo il professor Ortolani, Franco Ortolani, ordinario di geologia all'Università di Napoli. Professore, insomma, ha un'età abbastanza, voglio dire, avanzata. Probabilmente devo fare una premessa: la voce era molto stentata, ma lui, perché è un gran signore, magari non ha detto, vedi, io non è che sto in condizione, ha voluto comunque essere sempre disponibile, come lo è sempre stato. Certo, avremmo sempre bisogno un di un grande contributo di come persone dire, del scientifico genere, e istituzionale, per carità. Invece abbiamo notato che questo viaggio nel maltempo è particolarmente impari anche in Italia, no, Antonio? Sì, è impari anche da un punto di vista emotivo. Abbiamo notato che ci sono gli sms, le telefonate a pagamento, i versare l'euro, i 2 euro, poi sono tutte cose, tutte campagne incredibili, perché saranno investimenti che si vedranno tra qualche anno, certo, probabilmente, quindi nel frattempo si pensa di fronteggiare chi sta nell'acqua e quindi si fa l'SMS, no? Sì, che sì, è anche una captatio della popolazione, che certamente in questo modo pensa di dare un contributo ormai. Diciamo che anche se vi sono poi dubbi di dove possano andare questi contributi, però voglio dire, è notizia di qualche poco tempo fa, di qualche ora fa, che dalla Russia è arrivato il primo milioncino praticamente per Venezia, quindi. Però ecco, voglio dire, forse chissà se è sottoposto alle sanzioni il milioncino, no? lo si può intascare invece. Bisognerebbe un attimino vedere questa questione. Però diciamo la verità, da un punto di vista mediatico, insomma, qualche meridionalista acceso, tutti i torti non ha, detto tra noi, cioè Matera. Ma io aggiungerei una cosa: Matera chiaramente, da un punto di vista anche dello spettacolo, orrendo spettacolo che abbiamo visto, diciamo che ha avuto la sua, come dire, razione di danni. Però a me risulta che, per esempio, il Metapontino, che c'è un'agricoltura veramente floride e attenta, veramente in ginocchio. Quindi ecco, del Metapontino non se ne parla, del Basso Salento manco se ne parla, e di chissà quant'altre località qui in Italia hanno avuto danni notevolissimi. Certo, Venezia fa notizia perché è una delle città più belle del mondo, è una città piena di storia, particolare, unica al mondo, quindi muove, diciamo, emotivamente tutta la situazione, per cui diciamo che è evidente questa disparità che c'è stata tra Venezia, ma la si spiega appunto con quello che è l'appeal, diciamo, di questa città. Certo, si spiega con l'appeal, però è chiaro che ci sono tante realtà in giro per l'Italia. Ad esempio Matera, avevamo questo appuntamento alle 12:30, forse chissà se il presidente è ancora praticamente disponibile, anche perché per sua conformazione Matera è un posto molto particolare, si prende poco il telefonino, bisogna stare in un posto e non nell'altro. Bene, certo, tuttavia mettiamo in evidenza che, ecco, si sta dicendo, c'è poca attenzione a Matera in questo momento. Sì.
c'è poca attenzione e si sta forse creando una divaricazione ingiusta, perché tanta attenzione, come dire, ad altre capitali, questa che è la capitale della cultura. Ecco, la capitale della cultura 2019, per l'occasione, ecco, grazie anche a te, abbiamo Angelo Tortorelli, che è il tuo omologo di Matera, presidente del Consiglio Comunale di Matera. Lo salutiamo, buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Noi oggi stiamo, come dire, muovendo una riflessione, come ci capita di fare tutti i martedì, una riflessione non localistica, ma sembra che questo maltempo non sia proprio del tutto democratico, nel senso che ovviamente insidia le città, insidia i patrimoni storici, mette tutti in difficoltà, e c'è un gran clamore che noi condividiamo, essendo, come dire, molto affezionati a tutte le grandi capitali nazionali ed internazionali, verso Venezia. Vediamo persone prodigarsi, la televisione ci parla degli SMS, ci chiede di concorrere con i 2 euro, c'è stato anche qualche soldo russo che sì, è arrivato, sì, un milioncino, un fresco milione, fresco, senza sanzioni, ci hanno detto che poi quando arrivano i soldi possono arrivare per Venezia, ma notavamo anche per affezione territoriale e per vicinanza che la grande capitale della cultura, che ricordiamo quest'anno è Matera, ha riportato anche dei danni e ha delle difficoltà, ma forse non se ne parla a sufficienza. Tu che sei il presidente del Consiglio Comunale di Matera, cosa ci puoi dire al riguardo? La situazione qual è? Cosa possiamo muovere all'attenzione dei nostri come dire, ascoltatori, delle persone che ascoltano, delle persone appassionate a questi temi? Prego, presidente. Intanto ti ringrazio per questa opportunità e complimenti per questa trasmissione che almeno, dico, consente alle voci che sono meno ascoltate di poter giudicare l'andazzo generale di questa bella nostra nazione. La mia solita battuta: sto cercando disperatamente il numero di cellulare di questo grande imprenditore per dire che anche con i dovuti sconti, se ci manda qualcosa anche a Matera, noi saremmo immensamente grati. Secondo, questa è una Italia che è sdoppiata sostanzialmente nelle sue visioni politiche. Sicuramente va, come sono certo, Sandro, ci sarà anche la solidarietà della città di Napoli, così come lo è stata da parte della città di Matera nei confronti di Venezia. Ci mancherebbe altro, è una di Venezia. Non è dei veneziani, ma è di tutto il mondo. Il certo. Patrimonio UNESCO appartiene sicuramente a tutto il mondo, come i Sassi di Matera appartengono a tutti quanti noi. Però una riflessione, un po' di amarezza devo dire, un po' di amarezza viene nel momento in cui quella attenzione che potrebbe essere, e forse è giusto che sia in maniera percentualistica molto di più a Venezia, ma manca il molto di meno. Perché siccome non siamo figli di un Dio minore, noi aspettiamo, lo aspettavamo fino a ieri, che qualcuno battesse il colpo. Ti devo dire, ho parlato con il sindaco ieri sera e mi diceva che è una sua personale interlocuzione con Roma, non mi dire con chi e non mi dire perché non lo so e non voglio saperlo, perché qui va ben oltre la problematica politica, qui va ben oltre il rapporto personale, qui c'è di mezzo un patrimonio dell'UNESCO che credo debba essere in qualche maniera attenzionato e salvaguardato da parte di tutti. Però mi dicevo il sindaco che c'è anche questa attenzione nei confronti di Matera, tant'è vero che la Giunta qualche giorno fa ha chiesto lo stato di calamità naturale all'amministrazione. Aspettiamo con grande ansia, devo dire, che qualcuno si esprima. Chiaramente, ripeto, non è un momento di contrapposizione o una guerra fra poveri, perché sai, quando l'acqua non guarda in faccia a nessuno, l'acqua quando arriva travolge e fa danni, diceva l'anima buona di mio padre, molto più del fuoco. E quindi quando ti capita una cosa come quella che è capitata a Matera, che grazie anche ai social, e devo dire grazie ai social perché hanno dato la possibilità, io ho avuto centinaia di telefonate di preoccupazione prima, ma anche di solidarietà dopo, danno la possibilità di capire in che stato stiamo. Passiamo invece alla parte positiva.
non dobbiamo piangerci addosso, attenzione, noi non saremmo meridionali, e tu mi insegni Sandro, se non fossimo, se non ci piangessimo addosso, però questo è un popolo, come dice sempre il mio sindaco, che se è passato in pochi anni dalla vergogna nazionale, lo eravamo fino al 56-57, a essere proclamati capitale europea della cultura, è una sorta di riscatto sociale di un popolo, quello meridionale, che è capace a subire, a prendere le mazzate, come diciamo noi a Matera, e però non si deprime, non cade in contrapposizioni sterili e inutili, ma si rialza. Ecco, questo è il problema. Noi abbiamo bisogno di un aiuto da parte del governo per poter ancora una volta ritrovare quell'entusiasmo che soprattutto i meridionali hanno, perché noi siamo capaci di fare anche miracoli, noi siamo capaci anche di portare a casa con le nostre forze il riconoscimento del danno subito, però in un momento come questo credo che sia doveroso da parte dello Stato avere un momento di attenzione particolare, non per colpa nostra ma per colpa della natura, che a volte sempre più spesso si ribella e ci manda dei segnali. Questa volta ci ha mandato una bella bomba d'acqua, la prossima volta non so che cosa ci manderà, però a prescindere da quello che potrà essere nel futuro, io credo che le istituzioni tutte abbiano il sacrosanto diritto dovere, ripeto Sandro, nelle giuste proporzioni, di trattare i nostri cittadini, le nostre realtà, le nostre città, i nostri patrimonio UNESCO nella stessa maniera. Certo. Spero che ci possa essere da parte di qualcuno un'attenzione, perché la buona volontà in questi giorni, Matera è perfetta, anzi non voglio demotivare chi ha intenzione di venire a Matera a trascorrere un weekend o anche il Natale. Eravamo tutti lì a poter contribuire, così come abbiamo fatto, per il rifacimento di quelle strade, quei marciapiedi, quelle strutture che sono saltate. Devo dire anche il fatto che ci sono delle associazioni di categoria, in particolar modo Confcommercio, che ha con la sua fondazione Orlando messo a disposizione per le attività, per i soci delle attività di ristorazione e di ricettività alberghiera, una somma credo importante che possa nell'immediato, in attesa delle solite maledette burocrazie, nell'immediato sostenere il rifacimento delle attrezzature, dei magazzini e perché no anche del mancato guadagno. Allora mi chiedo, perché un'associazione di commercianti privata riesce a gestire il momento emergenziale in maniera egregia come ha fatto Confcommercio e le istituzioni invece ci daranno una risposta forse fra 6 mesi? E quando la risposta arriverà, spero positiva, ci arriverà una delibera, una lettera, una comunicazione? Qui abbiamo bisogno di mettere i soldi nei momenti in cui questa emergenza deve riappropriarsi del territorio per riparare i danni. E questo è il vero problema della nostra Italia, a prescindere se a Roma governa la sinistra, la destra, il centro, ci interessa davvero molto poco in momenti come questi. Ci sono momenti di emergenza come quelli che Matera ha vissuto qualche giorno fa, e ahimè Venezia sta continuando a subire, ma anche Firenze, città storiche che hanno tutta la nostra solidarietà, però chiediamo sostanzialmente un pizzico di attenzione in più. Senta, perdonami la franchezza, tu mi prego, prego. La franchezza con cui mi Presidente, esprimo, avrei potuto dire le stesse cose facendo un giro di parole. No, no, ma noi siamo ascoltatori, Presidente, non noi siamo abbastanza, siamo d'accordo, anzi, e quindi la parola all'editore, no, Antonio io Romano. Io volevo fare una domanda, ma a Matera o in Basilicata in genere, qualcuno può, voglio dire, prendere l'iniziativa di chiedere, ecco, un aiuto anche alla collettività, perché nulla vieterebbe in effetti di fare un'iniziativa del genere. Io so, perché certo è un mio amico, un editore radiofonico e televisivo di Brescia sta organizzando un concerto pro Matera, per esempio, e questa è una cosa bellissima che nasce poi nel pieno della Padania, insomma, quindi anche se lui, voglio dire, è di origine napoletana, però a queste iniziative, ecco, voglio dire, si possono pigliarne altre, perché Matera ha bisogno, come diceva giustamente lei, di fatti concreti, di soldi adesso, non fra 3 anni, quando magari potrebbero pigliare altri rivoli poco interessanti.
settimana. Su questo la ringrazio per la gentile provocazione, ma le dirò che proprio perché questa è una città molto strana, il sindaco di Matera la settimana prossima sarà al Teatro Piccolo di Milano, dove ci sarà una manifestazione teatrale e il cui incasso sarà devoluto esclusivamente a Matera. Quindi vede, è un'Italia diversa, è un'Italia, qua ci sono degli imprenditori, attenzione, che hanno dato la loro disponibilità a poter collaborare, però non è sufficiente, cioè per quanto non dimentichiamo che siamo in una cittadina di 62.000 abitanti con un PIL che rasenta, perdonatemi il ridicolo, e dove la, non dico la povertà perché oramai non esiste più, ma il grado di esigenza di gente che ha bisogno non dell'assistenzialismo ma del messaggio di solidarietà rasenta veramente il ridicolo. Allora che ci sia questa voglia di riscattarsi lo si vede dal fatto che ognuno di noi, me compreso, si è tolto la giacca e ha fatto quello che poteva fare, che già di per sé è un messaggio più importante che della raccolta fondi. Giustissimo. Avere 100.000 euro in più o 100.000 euro in meno in questo momento credo che sia l'ultima delle ipotesi. Io contesto la mancata attenzione politica rispetto al nostro territorio. Poi voi lo sapete, me lo insegnate, i soldi è l'ultima dei problemi. I soldi, quando c'è la volontà politica, li troviamo, non è un problema. Che escono dalla tasca del salumaio dell'angolo o escono dal bilanci dello Stato, l'importante è che questa assenza istituzionale o differenza di visione venga meno, e questo è il dramma del meridione d'Italia. Il resto, sì, voglio dire, lascia il tempo che trova. Il problema, ripeto, le associazioni di categoria da una parte, il cittadino dall'altra, le istituzioni dall'altra, una volta tanto, almeno quando c'è una disgrazia naturale come può essere il terremoto, l'alluvione, la bomba d'acqua, fare squadra, secondo me, è indispensabile, diciamo la verità. Bravo. E di perché fa solo e soltanto facendo squadra, ognuno per quello che può e per quello che deve, certo, cittadini compresi e istituzioni come compresi. Dire, Presidente, però scusami se ti interrompo per interloquire, ma capitale europea della cultura Matera, quindi un patrimonio, come dire, comune. Ma non mette il dito nella piaga. No, ma non è rivolto la polemica a Matera che è vittima, ho è rivolto ad una nostra riflessione. Devi sapere che noi qui, io suggerì, come dire, tempo fa all'editore, sembra anche aver condiviso questo slogan, un paese semiserio. In che senso? Nel senso che avvengono cose che sono fuori dalla logica, sembrano, come dire, delle barzellette, purtroppo spesso hanno anche connotati drammatici, ma si originano da comportamenti semiseri. Allora quello che noi oggi volevamo anche indagare, Matera è sì o no un patrimonio nazionale ed internazionale? Noi diciamo sì, certamente. A fronte di un patrimonio e a fronte di difficoltà, i patrimoni si tutelano sì o no? Quindi noi chiediamo allo Stato unitario, del quale noi ci sentiamo gran parte, sempre parte, perché noi non siamo, come dire, per il meridione contro il nord, noi siamo per l'unità nazionale, per la solidarietà, per una equità, diciamo al nostro Stato nazionale: o ti sei dimenticato di un patrimonio non solo nazionale ma addirittura internazionale, allora occorre fare di più. Anche questo, perché vi chiedo scusa, ma una riflessione, voglio dire, Matera, con tutti i danni che ha avuto, non costa certamente quello che costano i danni di Venezia, per cui voglio dire, alla fin fine facciamo lo so. E quindi, ecco, speriamo che in questo paese, come dire, la mattina si diano le notizie e si parli, e questa fa parte della cronaca del paese nella sua interezza. Anche perché questa, come dire, affermazione relativamente recente, no, di Matera, ormai datata negli ultimi anni, è anche un'opportunità per il Mezzogiorno nel suo complesso, quindi un distretto che va dall'Adriatico al Tirreno, dalle belle siciliane a Napoli, e che trova, come dire, in Matera un grande riferimento. Quindi questa cosa, eccoci, ci appassiona e ci intriga oltremodo.
Bene, come procediamo? Io mi devo complimentare con voi che, ripeto, date questa opportunità. Sì, no, ci puoi seguire anche sul web Radio Amore Campania, troverai questa trasmissione e troverai grandi sorprese, nel senso che noi indaghiamo i temi, lo facciamo dal locale, ma dobbiamo rintracciare dal locale sempre i grandi temi, le grandi opportunità, le grandi contraddizioni. E devo dire, abbiamo sempre l'imbarazzo della scelta, però, per quello che avviene. Prego, Antonio. Le faccio un'ultima domanda conoscitiva. Il Metapontino so che sta in ginocchio da un'agricoltura molto interessante, insomma, mi pare che anche la voce del Metapontino debba avere una sua risonanza, no? Sì, oltretutto il Metapontino ne esce fuori anche qualche anno fa, ricorderete che subì un'alluvione ancora per un'esondazione del fiume Basento ancora peggiore di quella attuale. Però perdonatemi se sono ripetitivo, anche lì gli aiuti sono arrivati con un ritardo che, se non ci fosse stata la coscienza dell'agricoltore, l'affetto, la vicinanza alla propria azienda, la voglia di rialzarsi e ricominciare, rifacendolo sicuramente con i mezzi propri, l'acqua era ancora lì ferma. Ecco, purtroppo, allora, questa è la realtà. Un'operazione, mi chiedo, senza fare nomi e senza citare altre zone, ma se fosse successa un'operazione del genere in altre parti d'Italia, fuori dal meridione, come avrebbero poveretti reagito senza un sostanziale aiuto esterno? Allora, per me questo è un momento di vanto, io sono un meridionalista sfegatato, ma per me questo è un momento di vanto, perché se non ci fosse stata questa voglia di riscatto, le ho fatto l'esempio della capitale europea della cultura, noi in 50 anni abbiamo avuto un riscatto sociale, siamo passati dalla vergogna alla capitale europea, ma se non ci fosse questa volontà di riscatto sociale, beh, io credo che il mio ristoratore, il mio albergatore sarebbe ancora lì con l'acqua a un metro e mezzo ad aspettare che arrivano i pompieri a E questa è la grande potenzialità, no? Anche del meridione, la consapevolezza di dover migliorare, ma anche una popolazione giovane, dinamica, che vorremmo fosse qui a... Nessuno più di Napoli e i napoletani riescono a comprendere. Certo, che ma vorremmo, caro Presidente, anche che questa forza, questa dinamicità, questa spinta, come dire, anche giovanile, fosse trattenuta qui. E invece contiamo centinaia di migliaia di giovani laureati, quelli che magari hanno studiato i patrimoni artistici, hanno studiato i paesaggi, hanno studiato le lingue, hanno studiato l'ingegneria, hanno studiato la medicina, andare poi altrove. Questa è una ferita troppo grave che noi vogliamo... È sanguinante e ne parliamo spesso, tra l'altro... A Natale ci toccherà, come dire, vedere questa moderna forma di specchio del disagio, no, caro Presidente? Noi ci soffermiamo anche su degli spaccati ogni tanto, quindi come in Calabria ci sono questi autobus che partono con questi giovani che portano le conserve alimentari, che devono andare al nord, Napoli e la sua stazione diventa... la moderna banchina di quelle che erano le partenze per l'America e di una bisogna volta, anche no? Qui fare... Immaginiamo sia così anche la Basilicata, ci viene detto e riferito da tanti. Allora, possibile organizzare un futuro diverso per questo territorio? Io faccio un inciso e chiedo scusa a Tortorelli, ma anche qui diciamo che ci sono delle cose veramente da sant'uffizio, nel senso che, ben sapendo che i nostri ragazzi vengono a trascorrere le vacanze natalizie qui, sia Trenitalia sia Italo rincarano i costi dei biglietti di oltre il 50%. Solita discriminazione. Ho scoperto, caro Antonio. Dicevo, meno male che i materani non hanno questo problema. Presidente, no, non abbiamo questo problema. Noi ti perdono. Da noi il Calesse costa di meno. Noi abbiamo la ferrovia, quindi è un problema. Presidente, tutto ti rubiamo ancora qualche minuto perché serve per interloquire a tutto tondo. Ho scoperto ieri che se una persona vuole ricoverarsi al San Raffaele di Milano, riesce anche ad ottenere per una convenzione del San Raffaele con Alitalia lo sconto del 50% sul biglietto. Udite, quindi noi
impoveriamo la sanità del sud. Solo la Regione Campania spende 200 milioni di euro per i ricoveri fuori regione, manco fossero, voglio dire, presso la Madonna di Lourdes, quindi con garanzia di salvezza. Ed in più non riusciamo ad ottenere neanche benefici per i nostri giovani quando tornano a casa a Natale, dopo che vanno a lavorare, a produrre in quelle regioni. Ebbene sì, però se si va al San Raffaele c'è il 50% di Alitalia. Allora, perciò, Presidente, noi vorremmo che non fosse così, ma siamo costretti a definire questo un paese semiserio. Ci sbagliamo? Dai, dici la tua. Se c'è una domanda di riserva, gliela sopra. Va bene. Benissimo, dai. Bene. Va bene. Grazie. Grazie Alessandro, sono sempre a disposizione quando grazie. Voi noi ci vediamo. No. Grazie anche a questo impegno del Presidente del Consiglio di Napoli. Vediamo qui un Consiglio Comunale aperto il 28. Il 29, questo... non sbagliamo, il 29. Perdonami, il 29 di questo mese. E allora possiamo approfittare per dirlo. Approfittiamo. Ai nostri ascoltatori, c'è un'iniziativa della Presidenza della Camera, quindi del Presidente Fico, e dell'ANCI, sì, della quale facciamo parte noi dei comuni, quindi Napoli e Matera. Io sono l'umile coordinatore, ma c'è invece il 29, una giornata che era stata pensata prima del maltempo. Credo che inevitabilmente alla luce di questa situazione ci impegnerà anche a dire qualcosa in più. Ma dici, Presidente, Matera avrà un consiglio comunale tematico sui temi della cultura, sui temi della partecipazione democratica dei suoi eletti e della sua cittadinanza ai temi della cultura. Prego. Una cosa importantissima, prego Presidente. Una cosa importantissima anche perché discuteremo con il Presidente Fico sicuramente su come, quando e perché la cultura incide anche sulla gestione, sul PIL, sullo sviluppo, sulle possibilità di crescita dei territori. Questa cosa voluta dal Presidente del Consiglio di Napoli, voluta dall'ANCI nazionale, voluta dall'ANCI regionale, e io l'ho soltanto seguita, devo dire, l'ho assecondata con grande entusiasmo, però darà a noi forse alla fine dell'eventificio, perché oramai 2019 sta chiudendo le porte, fare un attimino il punto a 360 gradi su quanto la cultura abbia inciso su un eventuale sviluppo futuro, non solo sotto il profilo economico e finanziario, attenzione, ma anche a livello culturale. Ma qui ci sarebbe da fare una trasmissione dedicata su come e quando il territorio, cittadini compresi, abbiano gradito oppure subito oppure condiviso questa opportunità. E noi saremo anche capaci di farla, perché in passato, proprio sul tema tra cultura, mercato, emancipazione dei territori, abbiamo detto qualcosa. Magari, Antonio, ci potrà essere un'occasione. Facciamo un collegamento con Matera assolutamente e creiamo una trasmissione tra le due città. Assolutamente sì. Benissimo. Grazie ad Angelo Tortorelli. Grazie, alla buona giornata, Presidente. Grazie. Grazie a voi e complimenti ancora per la trasmissione. Grazie. Buona giornata e buon lavoro. Altrettanto. Arrivederci. Sandro, siamo proprio in chiusura. Andiamo in chiusura. Il Presidente di Matera annunciato di questa iniziativa, che la faremo insieme il giorno 29, e poi ci saranno anche altre iniziative nel corso dei prossimi mesi. Molto accorato il Presidente, si vede che è uno che sente le problematiche. Sì, è la dinamica dei capoluoghi di provincia, non grandi ma esposti, quindi è chiaro che è un'epoca di grande esposizione di questa città, nel bene sicuramente, nella difficoltà di queste settimane ugualmente. Comunque, ecco, ci siamo e cerchiamo di andare avanti. Salutiamo il nostro terzo elemento di spicco in questo programma, Pasquale Mautone. Ci saluta, ricambiamo il saluto. Salutiamo e lo Pasquale, oggi impegnato. Alla prossima trasmissione. Martedì prossimo sarà con noi. Ciao a tutti da Antonio Romano. Da Sandro Fucito, buona giornata. Ciao. Napoli, meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi. Un focus sulla nostra città, a cura di Sandro Fucito e Pasquale Mautone, con Antonio Romano.
Electronics Gruppo Tufano del 7 novembre. È già Black Friday. Smartphone Samsung Galaxy A50, tuo a 289 euro. Asciugatrice Electrolux 8 kg, tua a 599 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a